Venga il tuo regno, chiediamo ogni giorno al Padre nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. È a Dio che lo chiediamo, perché da Lui ci viene ogni dono perfetto. Ma chiedendolo non possiamo dimenticare la parola di Gesù. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. L'invocazione dunque ci impegna personalmente alla conversione della vita. Il regno di Dio come un seme, granello di senapa, come il lievito che fa fermentare la pasta, è già presente nella storia, ma opera nella misura in cui è accolto. In tante situazioni la durezza dei cuori, la superbia e gli egoismi, il peccato e l'incapacità di riconciliarsi, le guerre fra gli stati sembrano avere il sopravvento. Ma quanta sofferenza originano anche nelle famiglie, negli ambienti in cui viviamo, persino nelle comunità ecclesiali, le gelosie, le invidie, le lotte per misere spartizioni di potere. La richiesta rivolta al Padre perché faccia nuove tutte le cose è supplica per chiedere che Egli sostenga il nostro impegno di liberarci dalla schiavitù di tanti idoli falsi. Pellegrini verso la casa del cielo, l'invocazione venga il tuo regno investa la nostra responsabilità. Il Signore ci conceda di accogliere il suo dono nella vita di ogni giorno. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.